di aver contribuito alla scelta di questo video. Questo video è stato scelto grazie a voi. Mi avete fatto delle richieste su Instagram e poi, in base alle richieste, io ho fatto un sondaggio sulla scheda community che voi avete votato. Quindi oggi sono qui per parlare dei miei due matrimoni. Ovviamente la mia intenzione è di raccontarvi la cerimonia, come sono stati organizzati, come sono stati fatti. Non voglio entrare sicuramente nel merito di esperienze personali relative a sentimenti o altro. Voglio solo parlare di come li ho organizzati. Mentre vi racconterò un po' di cose e ho la sensazione che verrà un video molto molto lungo, ma dividerlo in due non mi piaceva, ne volevo parlare proprio di entrambi i matrimoni insieme, quindi spero di non annoiarvi e che questo mio racconto vi piaccia, ma soprattutto spero che mi lasciate nei commenti il vostro pensiero. Fatemi sapere, siccome sono stati due matrimoni, uno all'opposto dell'altro, mi piacerebbe sapere qual è lo stile magari che voi avete preferito, che vorreste per il vostro. Durante questo video farò qualche rumorino e per farlo userò degli oggetti che erano nella mia lista desideri e che voi mi avete regalato. Giù in descrizione ci sono i link a questi oggetti e il nome delle persone che me li hanno gentilmente. Volta io mi sono sposata nel 1998 e avevo 28 anni, quindi io sono del 1970. Mi sono sposata a 28 anni dopo tanti tanti anni di fidanzamento. All'epoca ero cattolica praticante, quindi il matrimonio è stato il classico matrimonio in chiesa e poi io e il mio ex marito facevamo parte di un gruppo parrocchiale, un gruppo che si ritrovava ogni settimana e eravamo o fidanzati o sposati, cioè era proprio un gruppo incentrato sulla coppia. E quindi quando ci siamo sposati, quando siamo arrivati a sposarsi noi, si erano già sposati un sacco di ragazzi di questo gruppo, quindi avevamo già avuto l'esperienza degli altri e forse sono stata anche in parte influenzata da quello che avevano già fatto gli altri. Comunque ecco, il mio primo matrimonio è stato un matrimonio classico in chiesa e quello che comporta il classico matrimonio. Se riesco a scannerizzare bene delle foto, vi metterò le foto anche del matrimonio. Ovviamente non vi mostrerò il mio ex marito per una questione proprio di privacy, cioè questo canale è una mia scelta, quindi non sarebbe corretto mostrare la sua faccia in un video pubblico. E quindi diciamo che abbiamo fissato la data un anno prima. Ho scelto di sposarmi in una chiesa che non frequentavamo abitualmente, perché si tratta di una chiesa di un paese in collina. È il paese dove è nata la mia mamma, ma l'ho scelta più che altro perché mi piaceva. Mi piaceva questa chiesa perché io ho sempre amato le chiese semplici, senza troppi addobbi, senza troppi quadri, senza... e quella era una chiesa molto 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 semplice e quindi ho prenotato questa chiesa un anno prima. Mi sono sposata il 4 di luglio, ragazzi, era un caldo pazzesco.
perché ho voluto sposarmi il 4 di luglio. Primo appunto perché sono frettolosa e volevo potermi mettere un vestito scollato, non volevo avere impicci di dover scegliere un vestito che mi coprisse, che non mi facesse soffrire il freddo, quindi volevo sposarmi in estate. Poi volevo fare le foto in un campo di girasoli. E nella mia zona i girasoli fioriscono a luglio. Per di più, cascava bene il 4 luglio perché era un sabato. E io ho sempre voluto sposarmi di sabato pomeriggio, proprio per una questione molto pratica, che la maggior parte delle persone è libera, ma allo stesso tempo i parrucchieri sono aperti. Quindi ho pensato anche alle mie che non avrebbero dovuto impazzire se volevano andare a farsi i capelli. Inoltre, cosa particolarissima, i miei genitori si erano sposati il 3 di luglio e i genitori del mio ex marito si erano sposati il 5 di luglio. E quindi ho detto, noi diamo nel mezzo, ci sposiamo il 4. Era una giornata caldissima e non so gli uomini poverini con quei vestiti, con la giacca, la cravatta, anche mio padre, poverino, che all'epoca non stava molto bene perché stava facendo la chemioterapia. E quindi anche mio padre con questo caldo, col vestito, però mi ricordo che era felice. E dunque, non so da che parte rifarmi per raccontarvi tutto. Quindi, classico matrimonio. Il gruppo dei nostri amici ha cantato per noi durante la cerimonia e le canzoni le ho scelte io una per una, addirittura andavo alle prove perché sono sempre stata un po' pignola per quanto riguarda la musica, quindi andavo lì e dicevo no, ma questa mi piace fatta così, questa insomma era una rompicoglioni di quelle non indifferenti. E perché oltretutto cantavo anche nel coro della chiesa, quindi avevamo un folto gruppo di persone che cantavano al nostro matrimonio. L'abito è stata una scelta particolare, nel senso che io pensavo che avrei impiegato chissà quanto tempo, cambio trigger, a trovare l'abito. Voglio provare a usare un pochino questo chime. L'abito e invece è stata una cosa molto molto veloce. Avevo le idee abbastanza chiare, nel senso che sicuramente volevo un abito senza uno strascico enorme e senza un velo lungo. Poi per la mia corporatura volevo un abito abbastanza scollato che mettesse in risalto il punto vita. Poi non amavo il pizzo o questi vestiti un po' stile bomboniera, eccessivi. Quindi alla fine, quando sono andata nel negozio dove vendevano gli abiti da sposa, hanno iniziato a farmi vedere delle cose e io ero terrorizzata, dicevo no, no, questa roba no. Ho detto scusate, posso girare un pochino io nel negozio e scegliere? A girottolare per il negozio ho trovato due vestiti che mi sono piaciuti. Entrambi erano di raso, non erano un bianco accecante, ma erano più un pan. Uno era più strano nella parte sotto, era aderente nel punto vita, e nella parte sotto però era più largo, più gonfio e veniva ripreso con dei fiori. Ma non dei fiori sempre di tessuto. L'altro invece era semplicissimo, con delle cuciture davanti, quindi davano una sensazione proprio, comunque spero di mettervi le foto perché io non sono molto brava a descrivere gli abiti,
spalline fine tipo canottierina e lo scollo a tulipano. Aveva solo le spalline completamente ricoperte di roselline di raso, e le stesse roselline di raso erano tutte sotto a sottolineare l'arcata del seno sotto sul punto vita. E ragazzi, appena mi sono provata questi due abiti, quando ho provato quello con le roselline, avrete già capito che era lui. Quindi dopo ne ho provati anche altri due o tre per sicurezza, ma quando ho visto quello ho detto: è lui, è il mio abito, è il mio vestito da sposa. E ci ho abbinato poi un velo corto. Per quanto riguarda l'acconciatura, anche lì è stato un'odissea, perché mi piaceva una cosa particolare e sono andata dal mio parrucchiere di fiducia, che tra l'altro è lo stesso parrucchiere dove sono tornata adesso a distanza di anni, perché secondo me è molto bravo col taglio. E sono andata dal mio parrucchiere e abbiamo deciso di fare un'acconciatura semi raccolta, mettendo delle rose uguali a quelle che avrei usato per il bouquet. Ho voluto il classico bouquet tondo, pieno pieno zeppo di rose, e erano rose di un avorio che aveva delle sfumature rosate, e quindi le stesse rose del bouquet le ho usate anche per questa acconciatura un po' strana, stile corna, stile coroncina, non lo so, che avevo in testa. Quindi vestito e acconciatura fatti. Per il trucco sono andata dall'estetista, ma la prima volta che mi ha fatto la prova del trucco sono stata inorridita, sono rimasta inorridita, quindi poi alla fine le ho detto io come volevo essere truccata. Non volevo fondotinta, non volevo mascheroni, anche perché all'epoca sinceramente avevo una pelle che potevo anche permettermi di non indossare fondotinta, era perfetta. E niente, ho fatto ovviamente un trucco molto molto semplice, come si conveniva alle spose, almeno che si sposavano in chiesa all'epoca. Poi, organizzazione del matrimonio, organizzazione. Abbiamo fatto le bomboniere, però bomboniere e partecipazioni abbiamo fatto una cosa molto 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 semplice. Le partecipazioni non ricordo se le ho disegnate io e poi le abbiamo stampate da noi, così come abbiamo fatto i libretti da mettere in chiesa. E le bomboniere ne ho prese in ceramica, semplicissime, solo per i testimoni e per i genitori, mentre per gli altri abbiamo fatto delle bomboniere in carta, giusto per contenere. Andai a comprare le bomboniere in carta da montare, quindi mi misi a farle da sola, le riempivo con i confetti, e praticamente durante la preparazione del matrimonio credo di essere ingrassata tipo 2 kg, anche perché praticamente erano più confetti che mangiavo che quelli che mettevo dentro le bomboniere. Comunque ecco, quella è una cosa in cui non mi andava assolutamente di spendere soldi, perché le ho sempre trovate abbastanza inutili le bomboniere. Poi vediamo un po'. Ci siamo sposati di pomeriggio e quindi abbiamo optato per una cena. Cambio trigger. Abbiamo optato per una cena. Non solo i parenti ma anche gli amici. Abbiamo cercato comunque di risparmiare anche lì, anche perché io non lavoravo un granché, lavoravo veramente poco, e il mio ex marito si era appena laureato, quindi aveva
sala da pranzo dell'hotel è in una, all'ultimo piano, con vista panoramica, una sala tutta a vetri che si vedeva praticamente tutto il panorama, tutta la città, molto bella. E abbiamo fatto questa, diciamo, l'antipasto in piedi a buffet e dopo delle portate, ma poche portate, non i classici matrimoni dove uno sta seduto ore e ore e ore. E poi dopo l'antipasto a buffet appunto abbiamo fatto le portate a sedere. Inoltre avevamo la musica e abbiamo ballato, ho anche cantato. Altra cosa cui vi volevo raccontare è la macchina che ho scelto per essere accompagnata in chiesa. Sono stata portata in chiesa su un maggiolino bianco che avevo fatto decorare, ovviamente avevo fatto fare tutto dalla fioraia, con un fiocco arancio davanti e dei fiori. Mi sembra che ci fossero anche fiori. Matrimonio classico, ma per l'epoca e soprattutto per le persone che frequentavo comunque un po' strano. E era carinissimo questo maggiolino bianco con questo fiocco arancio, abbastanza insolito per una sposa. Inoltre l'addobbo della chiesa era tutto giallo e arancio, mi sembra anche quello. Ho voluto dei colori vivaci, non volevo il classico bianco. E la torta è costata un patrimonio, ragazzi, un patrimonio. Ho voluto la classica mille foglie, quella con la crema, le gocce di cioccolato. E anche lì una cosa che sapevo che non volevo assolutamente era gli sposini appoggiati sopra. È una cosa che ho sempre detestato. E quindi anche la torta. C'era una composizione di fiori freschi, molto molto bella, era anche molto buona, devo dire. La cosa forse dove abbiamo speso un po' di più è stato il servizio fotografico. Sono sempre stata molto attenta alle fotografie, ai filmini, e non mi piacevano quelli troppo amatoriali. Oppure a volte vedevo delle foto con degli effetti, le trovavo molto volgari, molto non mi piacevano. Quindi siamo andati a cercare un fotografo, all'epoca non so se adesso lo sia altrettanto, però era un fotografo che lavorava anche nel campo della moda, vicino a Firenze, e ci è costato veramente tantissimo farci fare il filmino da lui, e anche le foto però secondo me sono molto in modo decente, ve le farò vedere, vi farò vedere qualcosa. E quindi lì abbiamo speso tanti soldi per il viaggio di nozze. Anche lì volevo una cosa particolare, nel senso che a noi non interessava il classico viaggio di nozze, isola deserta dove non fai niente, stai solo lì a prendere. Non lontanissimo, sia per non spendere un occhio della testa, e poi perché io non ero mai salita sull'aereo. Quindi l'idea di fare un viaggio, cioè rendetevi conto, fino a 28 anni non sono salita sull'aereo, l'idea di fare un viaggio lungo, eccessivamente lungo, non essendo mai salita sull'aereo, mi spaventava. Fascinante.
immediatamente è stata la Turchia. Infatti la consiglio perché, vabbè, nel frattempo sono passati tantissimi anni, più di 20, ma era bellissima e poi mi piaceva tantissimo il contrasto di culture. C'era un palazzo nuovo, una settimana di tour, una settimana di vacanza al mare e poi il resto, finire il tour andando in Cappadocia. Ecco, la Cappadocia non l'ho vista, e questa ve lo racconto perché il mio ex marito, non solo quando siamo andati al mare, ha perso la fede quando faceva il bagno, e già lì si capisce come va a finire il matrimonio. Si è sentito male, ha preso la classica gastroenterite batterica, infatti all'epoca, non so adesso, ma bisognava stare molto attenti a cosa si mangiava e cosa si beveva. Infatti io stavo attentissima a non mangiare verdura, frutta cruda e non bevevo assolutamente niente con il ghiaccio. Morale della favola, siamo finiti all'ospedale, rientro anticipato. Diciamo le cose un po' più dell'organizzazione, credo di avervele raccontate. Altre cose non saprei. Ah, all'uscita della chiesa i nostri amici ci hanno fatto trovare una 500 piccolina, tutta addobbata, carinissima, con i barattoli, insomma era veramente deliziosa, i palloncini, e siamo usciti di chiesa, siamo andati via con quella. Siamo andati con quella a fare le fotografie in un paese qui in collina, poi siamo andati nel giardino con i girasoli, no, nel giardino, nel campo di girasoli. Insomma, abbiamo fatto delle foto bellissime. E poi nel nostro gruppo c'era l'usanza di dare le chiavi di casa perché gli amici preparavano degli scherzi. E quindi quando siamo venuti via poi dal ristorante, che siamo andati nella nostra casa, c'erano tutti gli amici che ci aspettavano e ci hanno fatto fare la caccia al tesoro per trovare poi la camera di la chiave della camera. E vi assicuro che ero stanca, ero cotta, non ne potevo più, non vedevo l'ora di infilarmi nella vasca, lavarmi e andare a letto. Comunque, ecco, diciamo, questo è stato il primo matrimonio. Slime che ho già usato per un altro video che vedrete più avanti sul canale. Infatti era uno slime di più colori, ma l'ho mescolato tutto e adesso è diventato questo color pistacchio. Il mio secondo matrimonio invece è completamente l'opposto. Mi sono sposata per la seconda volta nel 2012. Il 9 giugno, sempre in estate, eh? Sta
altro abbiamo programmato di sposarci un anno prima. Il secondo matrimonio, non ricordo se nel giro di un mese lo abbiamo deciso e attuato. Abbiamo rispettato giusto il tempo delle pubblicazioni. Ovviamente ci siamo sposati in municipio. E è stato veramente tutto l'opposto dell'altro. Alla luce dei fatti, avere anche un po' di tutela l'uno nei confronti dell'altro, proprio perché all'epoca comunque, secondo la legge italiana, se non sei sposato non hai neanche la possibilità di fare tante cose. Tipo nel 2009 io ero stata operata e in teoria lui non era niente per me, quindi diciamo che ci siamo sposati più per una questione burocratica, anche se comunque la lì eravamo veramente gioiosi entrambi. E quindi matrimoni a risparmio. Le fedi, invece di comprare la classica fede in oro dal gioielliere, come avevo fatto per l'altro matrimonio, le ho ordinate su internet. Due fedi di acciaio chirurgico. Mi sembra tutte e due le ho pagate 22 euro. Quindi matrimonio a risparmio. Nemmeno comprato, perché l'avevo preso quando facevo gli scambi su un sito di baratto, perché io per un paio d'anni ho fatto un sacco di scambi di oggetti su questo sito che si chiamava Zero Relativo, e avevo preso questo vestito che mi ero innamorata di questo vestito, mi piaceva anche se sapevo che non avevo occasione di metterlo, quindi alla fine per sposarmi ho detto ok, indosso lui. Questo tubino di raso verde e sopra ho messo uno scialle di organza tutto ricamato in argento, un vestito che sinceramente se mi riguardo adesso cambierei già qualcosa, perché dico mamma mia che abbinamenti assurdi che ho fatto, però all'epoca mi andava di far così, nel 2012 mi andava di far così, 7 anni fa, non è che siano passati chissà quanti. E questo scialle di organza che era della mia mamma, regalo del mio nonno, non so se l'aveva comprato in Etiopia quando faceva i mercati, ora non ricordo bene. Comunque questo scialle meraviglioso che l'ho indossato credo solo 2 volte in tutta la mia vita, è lì bello che aspetta delle occasioni, i capelli lasciati così naturali senza quelli che mi ha regalato Luigi, che mi ha regalato quando siamo andati in Portogallo, i miei orecchini preferiti, che a volte li avete visti sicuramente anche qui sul canale, che sono gli orecchini della regina. Quindi vestiti molto semplici, cerimonia in comune. Abbiamo detto di fare una cosa molto molto intima, per cui niente pranzi, niente cosa. Abbiamo fatto la cena soltanto noi con i testimoni, mia mamma e mia mamma, perché i genitori di Luigi sono morti, quindi praticamente non abbiamo invitato nessuno se non i testimoni. E qui un po' mi pento, perché se tornassi indietro invece di fare questa cena ora come ora, invece di fare la cena con la mamma e i testimoni, farei una sorta di aperitivo.
infatti era il mio sogno, la lista di nozze, per avere tutti quegli oggetti stupendi che mi piacevano e che da sola non avrei mai comprato. Invece nel secondo maniera, poi tutto quello volevo una cosa completamente diversa e quindi tutto quello che mi ricordava il matrimonio precedente mi creava disagio e quindi mio marito invece di farmi fare il bouquet classico mi ha fatto una peonia da sola e infatti mi sono andata a sposare con questa peonia. Bellissima perché sapeva che a me le peonie piacciono tanto. Niente, appunto, fedi comprate su internet, vestiti, quelli che avevamo. Nel periodo in cui io non stavo benissimo e viaggiare, avevamo già smesso di viaggiare, di fare, quindi non siamo neanche, non abbiamo festeggiato nemmeno con un viaggio, però al di là di quello. Organizzava i matrimoni, ha fatto partire la marcia nuziale e quindi quando sono entrato ho sentito la marcia.